Ragazzi, sono vestito da ricco. Certo, sempre un mongoloide che è ricco. Però ho questo cappello che mia moglie mi ha gentilmente prestato, che posso sembrare uno di quei ricchi più o meno, si può, può. E poi ho una camicia di marca, ragazzi. Questa camicia vale all'incirca $300. 10 euro al mercato. Ma tanto a noi non conta se la gente sa. A noi conta l'apparenza. Noi in turmoil siamo ricchi. Per cui dovremmo essere appariscente. Che poi io sembri un pirla con questo cappello, comunque sono appariscente perché la gente mi guarderà. Perché lui è lui. 43 semplici. Ragazzi, vado alle ciance e le minchiate della intro. Ok, benvenuti a questo nuovo episodio di Turmoil. Mi raccomando, 5.000 like prima del prossimo video. E siete dei grandi nel video scorso, ragazzi, 6.000 like in un giorno. Un bacione grosso grosso grosso. Continuate a commentare, a condividere questa serie, perché vedo che vi piace davvero tanto. Magari riusciamo a superare anche i 6.000 like e fare il record di questa serie, che forse 7.000, adesso non mi ricordo. Ditelo voi nei commenti. Sto sudando tanto con questa camicia, lo so. Cosa mi tocca fare? C'ho la finestra chiusa, condizionatore spento. Sto caldissimo, ma giochiamo a Turmoil con voi. Allora, siamo arrivati, ragazzi, a comprare il nuovo terreno. Allora, io comincerei già qui. Che poi siamo ricchi mica tanto, che $8.000 ci sono rimasti. Noi che siamo ricchi, Allora, compra la mia nuova macchina per usare il gas a tuo vantaggio. Ragazzi, vuoi sapere dove si trova il gas? Addestrerò le mie talpe a fiutarlo. Allora, cosa molto importante, ragazzi, e saggia da fare, è comprare i collegamenti. Allora, cosa vuol dire collegamento left e collegamento right? Valgono $40.000. Io, ragazzi, devo per forza comprarle, perché è una cosa che succede in questo bioma con il gas. Il gas non va estratto per venderlo. Il gas va estratto, va collegato tramite la trivella direttamente o right o left alle due punti vendita, o entrambi, o almeno uno, che costano $40.000 l'uno. E in poche parole, quando andiamo a vendere tutto il gas, sale di colpo, da un balzo, il dollaro in quel frangente. Facciamo un esempio: la banca di destra vende il petrolio a $1. Se vendiamo tutto il gas, può arrivare anche a $3-4. Ma ve lo spiego meglio in dettaglio nella partita. Ragazzi, mi vado a cambiare. Ragazzi, passiamo da ricchi a poveri. Senza maglietta, a petto nudo. Perché me l'hai fatto a me? Tanto fa un caldo della caldo. Raga, fa un caldo boia. Oggi veramente è insopportabile. È piovuto a Milano e l'umidità è salita. Cioè, respiri l'asfalto. Mamma mia, non ce la faccio più. Chiedo venia, tanto non si vede nulla. Taglierò finché posso. Chiedo venia. Allora, compriamo left o right? Intanto andiamo a chiedere un bel prestitone in banca. Prestito, andiamo sopra di $42.000. Raga, ci tocca. $35.500 di prestito. Ottimo. Oh, dove vado? No, il sindaco possiede. Ah, ok. Wow. Allora, andiamo qua. Compriamo, abbiamo detto left o right. Facciamo right, a destra. Yes, comprata, fantastico. Ora andiamo a vedere il sindaco che vuole. Ah, l'asta per le azioni, c'ha ragione. 1%? Ma scannatevi, ma che me ne fotto a me. Se lo lasciano 2.000 lo prendo anche. Ma scannatevi. Però fatelo, però bloccatelo. Ragazzi, intanto vi dico che oggi è uscita la TechKit. E alle 13.30 è uscito un video extra in più di oggi. I nani, il ritorno dei nani a 3.600 l'ha comprato. Pensa un po' che culo. E chi l'ha comprato? Joshua. Ormai la lotta tra me e Joshua. 6% io, 7% Joshua. Porca ciabatta. Dicevo, sono usciti due video prima di questo. Andatele a guardare, la TechKit a mezzogiorno e l'altro alle 13.30. Usa un gasdotto per trasportare il gas della mia azienda. In queste terre non c'è soltanto petrolio, ma ci sono anche delle riserve di gas. Se per fuori uscirà fuori del gas ad alta pressione, portando con sé anche il petrolio. Pertanto fai attenzione. Per cui, ragazzi, molta, molta attenzione. Mettiamo due raptomanti, non più tre. Cambio di programma, ragazzi, perché ho imparato come si usa. Guardate, basta tenerlo un po'. Ok, si allarga e il massimo $250 spesi. Io lo faccio perché, bambete, ragazzi, trovato il gas. Questo azzurro è il gas. Ora, come si prende il gas? Il gas, se io ora lo perforassi per andare a prendere petrolio, perdo anche il petrolio, per cui perdo tutto, ragazzi, è un casino. Ora cerco di spiegarvelo bene e con calma. Sarò schietto, conciso, inciso e biciso. Prendiamo un paio di cavalli e andiamo a vendere a destra. Ok. Ok, ora vi spiego con calma. Questo gas si prende sempre con le trivelle. Se notate, sotto left ink, non so dove metterò la web, sotto left ink non c'è nulla. Sotto right ink c'è questa X. Ok, la vedete? C'è questa X.
che io sono un pirla. Ora non posso ancora utilizzare perché non ho comprato una cosa. Sono un pirla, ragazzi, ve lo spiego dopo. Raga, mi sta uscendo tutto il petrolio. No, quante fuoriuscite. Ok, questa mappa l'ho completamente persa. Questa mappa la ho completamente persa. Porca la ciabatta lada, raga. Ho fatto un grande danno, ma un grande danno. Tutta la intro da figo, e noi andiamo a vendere, e noi siamo ricchi col cappello deficiente, e poi faccio queste figure di merda, faccio. Potenziamo i cavalli. Ok, prendiamo un'altra trivella, la mettiamo qua. Ora dobbiamo fare attenzione ai gas, ragazzi. Non posso, ahimè, raccogliere i gas. Porca ciabatta. Cioè, posso raccoglierli, attenzione. Posso raccoglierli. Ma no, non posso raccoglierli. Non posso raccogliere i gas. Perché in poche parole, ragazzi, devo fare un potenziamento. Vedete questi più sotto le trivelle e la X sotto la Right Ink? Sono delle valvole che io devo aprire e chiudere quando voglio. Non ho fatto quel potenziamento. Porca bacca, che dimenticanza. Una cosa importante, ragazzi, quando fate le diramazioni ai tubi, non fate la diramazione per esempio così e poi dall'altra parte, perché poi si va a unificare tutti allo stesso tubo e la quantità di petrolio è sempre quella. Quando fate diramazioni, fatele dalla valvola, una così e una così. Avete capito, no? Fare un po' di ricerche, ragazzi. Spenderemo un po' di soldi, ma almeno facciamo un po' di ricerche. Grazie a che ho imparato, vediamo un po'. Qua c'è un'altra cosa, ma non capisco se è gas o petrolio. Bisogna fare molta attenzione, paura per i gas, ragazzi. Perché se becchiamo il gas, la macchia di petrolio la perdiamo completamente. D'ora in poi, ragazzi, le talpe ci serviranno solamente per estrarre i diamanti. Un'altra piccola macchietta, fantastico. Dobbiamo fare il potenziamento qua. Ok, ragazzi, in poche parole c'era poco gas. C'è andata bene, dai, c'è andata abbastanza bene. C'era poco gas, per cui abbiamo perso chissà che. Qua vedo qualcosa, intravedo qualcosa. Gas e sotto petrolio, invece. Gas e sotto petrolio. La mia paura è che sotto sotto ci sia del gas. Andiamo a vedere. Anche piccola. Non capisco che sia quella cosa. Altro gas qua sotto. E quello sotto lì è gas. Intravedo una macchiolina azzurra. Magari c'è la web e voi non la vedete, ma là sotto c'è gas. Ragazzi, terminato. Vediamo un po'. Terminiamo i lavori. Vediamo un po'. Speriamo in bene. Un'altra piccola macchia d'olio lì a destra. $10,000 di fuoriuscite, ma sotto di $38. Comunque abbiamo avuto $67 di debito con le banche, perché vi ricordo, mi hanno chiesto $35,000. Con gli interessi siamo arrivati a $67,000. Guardate che è stato un ottimo, un'ottima partita, eh. Siamo sotto, ma non di molto. E il signor Joshua ormai prende il volo, il balzo, tutto. Ragazzi, bisogna portare qua tutto a pari. Banca, prestito. E saliamo a pari. Guardate, più chiediamo più sale la percentuale del prestito. Mamma mia, ragazzi, siamo messi malissimo. Non riuscirò mai a estinguere questo debito. Forse ho fatto una grandissima cagata, ragazzi. Eccolo qua. Le valvole costano 20,000 e io le valvole devo comprarle. Ormai ho fatto 30, facciamo 31, ragazzi. Altri $20,000 di prestito. Andiamo a 62,500. Ragazzi, guardate qua, il 146% di interesse. Da 63,000 dovrò dargliene come minimo 200,000. Ho fatto una cazzata, me ne rendo conto e sono un coglione. Compriamo la valvola. Non posso fare l'asta delle azioni, non posso l'1%, meno male. Scannatevi, non mi interessa proprio nulla. Magari 1,000 la compro. L'hanno comprata. Chi l'ha comprata? Ancora Joshua. Ormai Joshua, raga, gioca solo lui. Possiamo andare a lavorare. Forza. Terreno. Comunque era un bel terreno il nostro, devo ammetterlo. Ottimo. E ora, ragazzi, questa la si gioca. Ve la mostro tutta senza tagli. Ok, per il biogas e per il gas. Ve la mostro tutta senza tagli. Due rapdomanti. Facciamola con calma. Ragioniamo. Due rapdomanti e i due cavalli soliti. Ok. Iniziamo a mettere questo qua. Ok, lui ha trovato. Vediamo un po' se c'è del gas. Non vedo nulla. Non vedo nulla, facciamo così. No, c'è del petrolio, ottimo. Per cui mettiamo una trivella e andiamo a raccogliere questo petrolio per inizio. Lo vendiamo a destra. Ottimo. Cioè, senza tagliare in modo di dire, ragazzi. Velocizziamo un attimo il tempo. Raccogliamo il petrolio, andiamo a vendere questo e compriamo un'altra trivella, che la mettiamo qua. E scendiamo. Scendiamo, io ho paura a scendere, aspettate. Prendiamo
il nostro radar, vediamo un po' che c'è sotto. Ho paura, non voglio beccare il gas. Ecco qua, gas a destra. E qua sotto dovrebbe essere, non lo so, vediamo un po', una grossa macchia di petrolio. Grandi, grandi, grandi. Di qua è un dollaro, però attenzione. Ora, se notate ragazzi, prima di far fuoriuscire il petrolio, io posso chiudere, guardate, la valvola, in modo che lui non raccoglie più petrolio. Ora, avendo le valvole, molto più gestionale. Ok, posso riaprire la valvola tranquillamente. Avete visto? Possiamo portare qua il tubo, non bastano i soldi. Ah, ogni qualvolta che si apre e si chiude la valvola si paga. Non lo sapevo. Giuro, questa non la sapevo. Mi è nuova. Ora possiamo portare qua il tubo, ottimo. Io metterei ancora un paio di rapodomanti, vediamo un po'. Uno lo metterei qua, l'altro lo metterei qua. Voi continuate a cercare, poi vediamo. Ragazzi, in poche parole, se spendiamo un po' di soldi con il radar, facciamo tutta la mappa e la gestiamo bene. Tanto va bene spendere soldi, ve lo giuro, va benissimo spendere soldi, perché tanto li rifacciamo con il gas. Fidatevi di me, fidatevi. Allora, ha trovato qualcosina. Dobbiamo mettere giù una trivella. Io metterei una trivella qua. E poi aspettiamo un po' di soldi. Di qua è aumentato, quindi andiamo a vendere di là. Prendiamo dei cavalli in più, non si sa mai. Forza, forza, un altro cavallo qua prima che mi fuoriesce. A 1,36, raga, mamma mia, GG for you. Abbiamo fatto un bel po' di soldini che ora potremo utilizzare. E attenzione, potenziamo i cavalli, in modo che possiamo fare meglio ancora. Ok, qua ha terminato, andiamo a dare una mano. Io farei una scanalizzata qua, vediamo un po', qui, guardate. Pampete, non c'è nulla, posso passare, per cui diamo una mano. Potenziamo i tubi e facciamo un paio di scannerizzate qua. Allora, una qui, più o meno. Io ho paura per il gas, non dobbiamo beccare il gas. Una qui. Petrolio, ottimo. Per cui tranquillamente possiamo andarci. Abbiamo visto qualcosa anche qua. Il raptomante ha trovato qualcosa anche qua. Stiamo spendendo tanti soldi, ma tranquillizziamoci. Siamo già a giugno, Andiamo a vendere di qua. Facciamo un'altra scannerizzata qua sotto. La paghiamo 250, ma va benissimo. Allora, non capisco dove sia. Non capisco dove sia il petrolio, là. Questo è il petrolio che diceva lui? Andiamo a vedere. Facciamo un'altra diramazione da qua. Da qua. Ho fatto una cazzata. Ho tagliato tutto il campo, se notate. Se becco una macchia di gas, sono nella merda. Ho fatto una cagata. Meno male che non l'ho trovata, ragazzi. Meno male. No! Ma che succede? Ma che cazzo sto... No, ma che sono coglione! Ma quanto sono... No, vabbè, raga. Episodio fail. Episodio fail. Mi da piangere. Compriamo un silo. Due silo. Tre silo. E basta. Potenziamoli. E non si va più a vendere nulla. Non si va più a vendere nulla. Voglio conservare tutto. Vai, tutti i cavalli. Tutti i cavalli. Forza. Tutti i cavalli. Potenziamo tutti i tubi. Si prende un altro silo, lo si potenzia. Non mi interessa, ma teniamo tutto. Ora, il petrolio è quasi terminato, ragazzi. Sembra, sembrerebbe il petrolio sia quasi terminato. Facciamo due o tre verifiche. Una qua. Una la facciamo qua. Quello credo sia gas. Una la facciamo qua. È gas, ottimo. Un'altra la facciamo. Andiamo a vendere di qua con tre. Andiamo a vendere. Andiamo a vendere con tutti adesso, va. Prima di fare danni. Perché mi serve il mega silo, ragazzi. Mi serve salire di gran numero con il silo. Anche qua. Vabbè, raga, abbiamo trovato tre macchie di gas. Tre macchie di gas. Ora basta vendere. Basta vendere. Immagazziniamo tutto quello che possiamo immagazzinare. E guardiamo cosa fare. Allora, colleghiamo qua. Vedete, ho collegato il tubo della trivella direttamente al right tank. Chiudiamo la valvola della trivella, la si chiude perché non dobbiamo raccogliere il gas, ma dobbiamo portarlo direttamente al right tank. Ora andiamo con il raccogliere il gas, come in questo modo. Dobbiamo fare un giro strano, passiamo da qua, ok, poi andiamo di qua, guardate che giro mi tocca fare, di qua, poi andiamo di qua, aspettate, senza perdere tempo, potenziamo con questo, buchiamo, qua. Questo qua dovrebbe essere petrolio. Sì, petrolio. Ottimo. E il petrolio però siamo un po' una cacchetta, perché io di qua non posso più passare adesso. Ho fatto una cagata. Mi tocca fare un giro della madruna. Madruna. Della madruna. Almeno che facciamo così, senza perdere tempo. Guardate un po', ragazzi. Stiamo raccogliendo. Anzi, chiudiamo. Chiudiamo un attimo le cose. Guardate.
Guardate cosa, cosa facciamo in questo momento. Sta scendendo, per cui portiamoli a vendere intanto. Portiamoli a vendere, possiamo anche attendere volendo. Allora, ora ragazzi, guardate, attivo la cosa. Guardate come sta salendo il petrolio. Il petrolio sta salendo a dismisura, guardatelo, 1,50. Abbiamo poco, io manderei tutti a vendere. Tutti a vendere perché ora inizierà a scendere velocemente. Perché in questa mappa abbiamo trovato pochissimo gas. Più gas troviamo, più sale il prezzo del petrolio. Vedete, 1,70. Fino al massimo 1,70 siamo arrivati. Ora vendiamo tutto il petrolio velocemente, perché sta iniziando a ricalare. L'ho gestita male, diciamo, questa partita, ragazzi, perché è la prima volta che gioco col petrolio, lo giuro, lo ammetto. Però imparerò anch'io. Dovremmo fare un bel po' di soldi se avessimo venduto tutto il petrolio quando c'era la uscita di gas. Ho fatto un po' di cagate in questa partita, in questo episodio più che altro. Ho fatto tante cagate. Chiedo scusa, chiedo venia, sto imparando insieme a voi. Fa un caldo che non mi lascia ragionare, ma nel prossimo episodio, vi prometto. Allora, andare sopra e togliere il rosso dalla banca è dura, ma io ci provo. Vendiamo tutto, siamo già a dicembre, il petrolio continua a salire e forse non riusciamo prima della chiusura. Vendiamo di qua, anche se non ne vale più la pena. Abbiamo fatto 20.000. Finito. C'era un'altra macchietta di gas, però abbiamo fatto il bonus. Meno 148.000 dollari. Raga, siamo messi male. Siamo davvero messi male. Io credo di aver fatto un enorme errore, quello di chiedere un grosso prestito alla banca. Ora, per ridare 148.000 dollari alla banca, io vi lascio vedere, o vi lascio perlomeno immaginare, quanto io poi debba ridarli. 148.000 vuol dire che andremmo come minimo quasi al 200% per ridarglieli, ragazzi. Guardate qua. Mi sa che è finita la mia avventura su Turmoil. È bastato uno sbaglio, ragazzi. Un piccolo errore ci ha fatto completamente perdere tutto quello che avevamo. Adesso sono costretto a continuare a chiedere soldi in banca. L'unica cosa è comprare le azioni. Guardate qua, ragazzi, 240%. Cioè vuol dire che se io chiedo 100.000 dollari, devo ridargliene 250.000 indietro. La partita dopo sarà... Non parlo neanche, ragazzi, non parlo neanche. Ma attendo i vostri consigli nei commenti. Mi sa che mi tocca ricominciare tutto da zero. E magari mi riporto a pari passo. Vedremo cosa fare. Ragazzi, un bacione, un abbraccio, chiedo scusa. Ho fatto un enorme fail. E devo ammettere che sto cappello mi ha portato scarogna.